Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, oggi voglio parlare con voi ancora di quello che sta succedendo nei nostri giochi di Fortnite. Voglio anche farvi vedere le ultime news che sono state recuperate dal mio gruppo di leakers e ragazzi, ovviamente fare un pochettino il punto della situazione su quello che potrebbe realmente succedere tra pochissimi giorni. Oramai ragazzi, la settimana numero 9 è già, non dico quasi finita perché le sfide sono arrivate ieri, ma molti di voi, me compreso, le hanno già finite. Oggi è già sabato, ragazzi, quindi manca davvero poco prima di entrare nell'ultima settimana di Fortnite, la settimana numero 10, quella che secondo me sarà la più interessante per quello che riguarda appunto gli spostamenti del cubo che stiamo vedendo proprio ai nostri piedi e per quello che riguarda proprio il finale di stagione, che oramai ragazzi abbiamo capito essere orientato verso l'oscuro. Abbiamo notato ragazzi come ci sono tantissimi elementi anche proprio nel video di ieri che ci fanno capire che questa season che sta per arrivare avrà un tanto di tenebra che ragazzi non si è mai visto su Fortnite. Non sono a caso, ragazzi, in una delle location inserite, a parer mio, una delle più belle in questa season, che è Tempio Tomato, ragazzi, ve la ricordate? Ce la ricordiamo tutti, la ex Tomato Town, Tomato Town, come dicono quelli che vogliono correggermi, e ragazzi, è stata sostituita da Tempio Tomato. Mi sto appunto portando, ragazzi, sul pomodorazzo, sul tomato, perché ci sarà tanto di cui discutere con il pomodoro, ragazzi. Io penso che ci saranno cose inerenti il pomodoro che ancora noi non sappiamo, ma che dovremo aspettarci. Intanto, ragazzi, come vi dicevo già a inizio del video, eccolo qua, ragazzi, lo screen che, come al solito, buggatissimo, quelli di Epic Games fanno vedere con una settimana di anticipo e che vi avevo mostrato ieri, mostra appunto il bombarolo lucente che tocca il cubo, ragazzi, e come vedete dall'altra parte c'è un bombarolo cattivo. E se andiamo a notare anche, ragazzi, sulla maglietta del bombarolo, il lama è molto molto diverso, sembra quasi un drago con le corna. Abbiamo già visto, ragazzi, come il cubo ha degli effetti negativi sui giocatori. Se noi spariamo al cubo, lui risponde in pratica con un fulmine che uccide, che fa one shot sui giocatori. E avevamo già visto che se lo picconavamo, allora vi parlo di 2 settimane fa quando è apparso il cubo, ci ributtava indietro con una prepotenza incredibile. È stato anche visto, ragazzi, nel video di ieri che con l'arrivo della nuova season il cubo sembra cada a Loot Lake e sprofondi, creando però un vulcano che dovrebbe appunto eliminare la casa centrale nel lago e dar vita ad una nuova location nella mappa. Vi stavo dicendo, ragazzi, che secondo me ci sono un sacco di elementi malvagi e soprattutto qui a Tomato, perché andiamo a vedere un secondo di nuovo, ragazzi, il pomodoro. Visto così non è niente di strano, è il pomodoro di Tomato Town, bello allegro, bello sorridente. Ci hanno dato anche una skin che omaggiasse il pomodoro e un emote addirittura che si chiama Lode al pomodoro. Ma ragazzi, avete mai provato a vedere il pomodoro capovolto? Guardate qui. Questo, ragazzi, è il pomodoro di Tomato Town, come vedete, capovolto. Notate qualcosa di strano? Guardatelo bene. So che può sembrare una cosa particolare, ma secondo me, ragazzi, non lo so. Guardate un attimo. Dove ho cerchiato si vedono, ragazzi, le forme, le sagome di una faccia malvagia. 2 occhi disegnati, un naso, sembra quasi una maschera addirittura.
e il sorriso che diventa ovviamente una smorfia di arrabbiatura ci può far intendere, magari è solamente un caso, magari è solamente un caso, ma noi ragazzi siamo abituati a capire che Epic Games tutto quello che fa non lo fa a caso. E quindi secondo me ragazzi lì in mezzo c'è davvero una faccia malvagia, magari anche il Tomato Town, anche il Tomato proprio diventerà malvagio, magari nella nuova season oltre agli stili personalizzabili potremmo anche utilizzare magari la controparte malvagia della nostra skin che stiamo usando in quel momento. Ma come vi anticipavo ragazzi all'inizio del video, intanto dai un bel pollicione in su ragazzi se vi sta piacendo questo video, mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale, mi raccomando ragazzi. Volevo fare una mini reaction insieme a voi dei nuovi balli di Fortnite, quelli che stanno per arrivare. Uno lo abbiamo già visto, lo vedremo nuovamente, ce ne sono altri 4 che stanno arrivando. Andiamo a vederli insieme ragazzi, li ho visti una volta sola, quindi anche io sono qui con voi. Ah, il primo ragazzi si chiama, se non ricordo male, la chiamata alle armi. Andiamo a vedere questa clip dei nuovi balli. Nuovo ballo raro ragazzi, eccolo qua. Battle Call si chiama, con la nuova skin col cornazzo che incita alla battaglia. Numero 2 ragazzi, molto anni 80. It's Seeker! Ma che bello che è, ma che bello, questo è carino! Questo è carino ragazzi, ballo raro, 800 V-Bucks per l'It Seeker, molti Cinker! Cinker! Ballo numero 3 ragazzi, ancora sul Tomato, My Idol! Per la presenza di una leggenda ragazzi, nuovamente! Per il pomodoro, il primo ballo epico e l'unico, il Vivacious. Carino. Sì, dai. Carino come ballo, ci può stare. Niente di esagerato. Molto divertente anche questo, molto divertente. E per andare in chiusura, ragazzi, il ballo raro che abbiamo già visto tutti, il First Pump, che sarebbe l'esultanza, in poche parole, quella che ci è stata proposta nello shop pochi giorni fa, se non addirittura ieri. Beh, ragazzi, ne abbiamo davvero viste delle belle. Chi lo sa quello che ci serberà la nuova season o addirittura l'ultima settimana di Fortnite. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Vi ricordo ragazzi, se volete acquistare giochi per PC scontatissimi, c'è il link qui sotto, sfruttatelo, Xuder, che è diventato partner di Instant Gaming. Tramite il mio link in descrizione potete acquistare giochi a dei prezzi veramente super vantaggiosi. Noi ci vediamo presto. Ciao!